Quindi c'è questa idea che è uscito, non è uscito, forse hanno litigato, forse non hanno litigato, forse sono c***i loro, ma forse sono c***i tutti. Cosa è successo? Non me ne frega. Estate uguale merda. Come state? Estate uguale merda, uguale Rovazzi. Eh sì, perché lui si è fatto una precisa missione. Le commercialazze le faccio io. Non sto sulla storia di Dante. La merda me la prendo io, però mi piglio pure le sorti. Tu me ne f***o. Ha vinto tutto. Faccio schifo a c***o, però. Bello sempre. Infatti non so, faremo la reaction solo per grattare 4 like, perché tanto ormai qua c'è da dire sulla like. No, niente, abbiamo io spero che tutto mi stupisca sempre. Ma sono sicuro. Maga stupisci. Stupisci, no, stupisca. Stupisci. E niente. Chissà se anche a Rovacci gli piace farsi p***a in bocca dalle. Probabilmente sì, io glielo chiederei. Poi fatti dare il numero che glielo chiediamo. Sì. Rovazzi, se ti piace farti mi metti qua sotto il commento, sì. Sotto qua. Primo commento l'ho fisso anche in alto, eh. Allora, cioè, la domanda, cioè, a me io sto in fissa per lui. Neanche a dirlo, si fa riempire la vasca da bagno lui. Schifo, sto per sboccare. Sto per vomitare. Fabio Rovazzi, faccio quello che voglio. Dai vacca. Ringraziamento speciale a Emma Marrone, neanche Albano. Quindi Albano, all'interno ci saranno queste. Non dire nulla di Albano perché ti manda la c***a quella pugliese. Madonna, perché è Muhammad Ali? Però è lì con la Y. Cosa cos'è sta roba? È l'aiuto qua? Ah, Madonna. Madonna. Deve essere un film praticamente. Si manca solo Sergio Leone, Ennio Morricone e Quentin Tarantino. Poi c'è un official video. Perché ci sono anche i video non ufficiali, quelli che li fanno a sgamo con il cellulare e cantano fuori. Sotto loro. Bravissimo, e i musicali. Sono un official. Fabio Rovazzi, faccio quello che voglio. Faccio official quello video. Che voglio. Vai. Facci. Stupiscici, Rovazzi. Sempre questo suono che torna, grazie a Dio. Però torna nella maniera più sbagliata possibile. Ma ste tende che usano. Ma dov'è il figlio? Sono delle camicie. Già, 2 ore che siamo qua, non ha bocca niente. Perché è una discarica nucleare lì. La paura di tutti gli artisti è quella di perdere il talento. Ho costruito il cavo. Il cavo. Il cavo. Il cavo. Ah, quindi c'è un film. Il cavo. Il cavo dei successi è il luogo in cui periodiscono il tempo, il proprio aspetto fisico, passare attraverso uno e realizzarla sotto forma liquida. Ci credo che hanno lavorato tutta quella gente, raga, che cosa? Mentre del arancio meccanico. Arancio meccanico, arancio meccanico, arancio, arancione. Per violare il cavo occorreva un piano di una difficoltà no, estrema. Certo. Budget, semplifica un po', prendi l'altro copione. Ah, l'altro con beh, ha fatto un film. Il piano era semplicissimo. No. Ma come sta bene dal detto delle pulizie? Oh. Sì. Meglio con quelle camicie di merda che aveva prima. Giorno, lei chi è? No, 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 proprio no, no. Perché qua lei non ha talenti. Ma io sono qua per le pulizie nel cavò, vede? Comunque grazie. È fantastico che ci sia uno schermo col catodico e non piatto. Torone, eh. Non comincio più questo film. No, ma io meno male. 8 minuti e 90! C'è meno canzone, fa bene. Ha detto di stiamo con il video perché qua è una merda. Cavo delle star, credo. Sono dentro. Cavo. Cambiati i vestiti. Grazie. La Iena Rovazzi, no. No. E coso è? E Hitman. Cosa prendi? Cazzi. Secondo me ha preso Albano, non è che quell'altro che abbiamo visto all'inizio del pavone. Che miseria. Sì, eh. Cuccato. Cuccato. Pirla. Lui è diventato arcigno, Cattivo, Cracco. Davvero cracco. Certo. Piglia una pillola di cracco. Buona fortuna. Cazzo, è iniziata la canzone. La canzone inizia a... Prendo un po' di no, dai. Vabbè, è diventato un rapper. Madonna, che figata. Sì. Cosa c***o? Ah, ok. Liberato! È cosa? Siamo all'era. Ti stava rubando le sottilette come noi. Come mai è liberato? Comunque non è male il pezzo. Sì. Questo è il drop che piace a te. Sì, infatti. Raga, non è male. Venduto. Vai, è finita la canzone. Ruba un veicolo per scappare. Mamma mia, quanto marchettata, eh? Ragazzi. La Panda 4x4, raga. E la Mazzotti che è diventato fregno. Ricordati che non ti serve la mia voce. Ma i miei schiaffi. Che basta questa. Ah, giustamente. La gag. Per me non ha capito dove deve mettersela. No. Grande. Qua. Sono una Panda. Non ti aspettavi questa nuova visione, ma non sono le faccio quello sì, che pezzo, mi sì. Del testo non ho bisogno. Ah. C'è Danti nel demo toscafo, hai visto? No, non l'ho visto. Contro
Sono figure, ne abbiamo, ragazzi. Raga, ma che video è? Porca troia. Vabbè. Minchia, film metal. Ma la fai sentire? No, per classica rimata delle carceri. Mo' pulitevi il culo, che pigne. Preso quattro stronzi, questi non hanno mai visto il carcere. Questo l'ha visto il carcere, credi. È finita? No. Ma guarda che è stato veramente semplice. Luis ha scambiato la tua borsa. Ma vuole stare con Luis? Tre mesi dopo. Beh, ma sono tre mesi? Basta! Venga, hanno pagato la cauzione. Ma che cauzione? Non c'è la cauzione in Italia. Diciamola sottovoce questa cosa, la cauzione. Sei tu liberato. Ma chi ha pagato? Sei tu liberato. Ma come funziona qua? Devo... Dai. Pagato io. Madonna. Sei fuori. Tutti messi. Ma io sono sconvolto. Continua anche, cioè, non ha finito di ammorbarci la guarda. No, devi continuare. Sei fuori per cosa? Dovrà fare qualcosa. Allora, io... argomenti della puntata: musica commerciale e VIP nei video. Ok, rosico. Rosico? Per tutti quelli che ha messo i video sono tutti i miei idoli. Sì, tutti. Soprattutto sei fuori. Soprattutto sei fuori. Ho capito. E questa è la grande rosicata. E soprattutto le fregne nei video. Io pensavo fosse una cosa molto meno. Cioè, non credevo così tutto sto sfarzo, sto far vedere che... Allora... Elicotteri... A parte il video, parliamo della musica. Il video, vabbè, il video, il film è bello. È bello, il video è bello. Ragazzi, non c'è niente da dire. Il problema è che dovrei esulare il video della musica perché... Guarda... Pensa alla musica. Ok. Pensa, allora, pensa, andiamo a comandare. Sì. E quella dopo, che merda era? Qual era quella dopo? Uguale. Musica per bambini, qual era? Forse uguale, andiamo a comandare. Sì, era... Tutto molto interessante. Tutto molto interessante. Quella era merda. Quella era fastidiosa. Tutto molto interessante era merda. Quella era il classico commerciale fastidioso per cui si è preso tutta la merda che meritava. anche troppo per poca. Per sua stessa missione. Cioè. Ma poi gli schiaffi li darò io in privato. Ma... Ma io impara a stare al mondo. Io ho vinto. Stato in galera, voglio che non l'abbia presa da Luis. Poi quale strada, Luis? Non lo so. Luis. La canzone in questo caso era commerciale, era radiofonica, era la merda. Che merda, radiofonico, commerciale. Noi siamo Marconi, ascoltiamo i rapper quelli depressi, che però devono usare l'autotune e farti comunque il ritornello catchy. Se no non ti piace. Se no non ti piace. Non quindi già nel tuo essere duro e puro sei commerciale pure tu, anzi, sei pure peggio, perché sei quello duro e puro. Non c'è. Sei quello duro e puro. Porco. Gli ho fatto malissimo. Sei quello duro e puro, che però sei più fighetto degli altri, che però nel tuo essere sei tutto minchia precisino. Se non hai le scarpe quelle lì, non sei nella nostra cricca di merda. Sono d'accordissimo. Arriva l'ippone, ti mena. Quindi parliamo del commerciale, ma fatto apposta. Questo era bello il testo. Era bello il testo, sì. Ed era bello il ritornello. Era cantato. Io che odio Albano con tutto il mio cuore. È vero. L'odio. Realmente spacca i culi. Io l'odio. Posso odiare una persona solo perché non la conosco? Internet è quello. Ti metti davanti a internet, apri quello, l'odio e vai a insultarlo. Allora sì, io almeno fare, non vado sotto i video. Non insulti nei tuoi video. Non ho insultato Albano. Non ho detto che l'odio. Quel pugliese di merda hai detto. Sì, ma era un altro. Quel pugliese di merda. Quel pugliese di merda, non Albano. Ah, ho capito. Adesso Albano, ti voglio bene, sei il mio idolo. A me non mi piace Albano. Non mi piace, non mi è mai piaciuto, l'ho sempre detestato. Non mi deve un c***o. Nel sole. Vai avanti. Cazzo sei, Amon Ra. Però sto giro Albano ha fatto un vocalizzo degli accordi metal. Fai tutte le canzoni e tu non le ascolti perché ti lo odi. Perché è pugliese. A me le pugliesi piacciono solo fregne. Quindi Mamma Maria, mi piace Dolce Nera. E come Gatti di meno perché è un po' cicciona. Però No dai, non puoi dire queste cose. Perché poi se arriva quell'altra lì. No, le mie mi piacciono le ciccione, quindi lei è contenta così. Contentissima, certo. Però gli uomini no, cioè sennò dovrei ascoltarmi anche Caparezza però è buscio, quindi mi piace. Cosa stai dicendo? Niente, non perché stai entrando dentro questa cosa che non vorrei. No, non esco più. Lo sai che adesso arriva 8 denunce, vero? No, Albano non denuncia, Albano ti fa sparare. Comunque uomo d'onore. Vabbè, certo. Vabbè, Albano non mi piace. Ma non abita più qua a Barlo. Dicono abito a casa, questa casa. Comunque la canzone era commerciale, era di quelle commerciate odiose. Però se esci un attimo dai tuoi paletti della serie, io ascolto quello perché io sono figo, e apri un attimo la mente, ascolti dal punto di vista radiofonico, è una canzone fatta bene. Era bella, le altre mi fanno schifo. Questa è una tua visione. Io invece trovo che musicalmente la produzione di questo pezzo sia al passo coi tempi. E non a livello commerciale, ma a livello di elettronica, di musica
musica elettronica EDM. Il testo lo potrei paragonare a Estate di merda di Salmo dell'anno scorso, perché dice esattamente le stesse cose, condito da un video che dice la stessa. Quando tutti gli artisti perdono talento, vanno in un cavò dove ci sono le vecchie cose degli artisti. Capite bene che cosa ha detto, capito, che cosa mi ha fatto capire. Hai capito? In quel pezzo nel di cavò video si parla di autori, voce campionate. Nel disco suoni sempre da figo perché tanto ripreppa di magheggi. Suonare bene, prendere la pastiglia e diventare un'altra persona. Raga, il video è molto molto pesante. Era una metafora all'autorato. Rapportatelo coi vostri artisti che si mettono a copiare gli americani. E capite che cosa ha voluto dire. Ovviamente non è che ci mettiamo adesso a ballare in mutande sul letto prendendoci a cucinate e ascoltando. No, ma non me l'ascolto neanche più. Però sono curioso di vedere come va avanti il video. Soprattutto perché lui ha detto il video deve essere qualcosa di spettacolare. Intanto perché lui è un videomaker, quindi si fa pubblicità anche così. Ma non l'ha fatto da solo però il video, non però è scritto in diretto, quindi comunque. Ah, l'ha scritto in diretto lui? C'era scritto alla fine. Ah, sono un coglione, scusate. Ok. Sì, quello sempre. Ma ci sarà fatto aiutare, perché. Però comunque la canzone è figa, perché comunque ha avuto un team, eccetera, ha avuto tante feature. E li ha scelti giusti. Basta Morandi, vi prego. Piuttosto il figlio. No, piuttosto Albano. Albano metal. Io però lo metterei al posto di Bruce Dickinson degli Iron Maiden. Allora minchia inizierei a dire okay, Albano lo perché amo. Iron Maiden c'è, cioè, sennò poi ti rompo un cazzo. Di Atos. L'unica canzone bella che ha fatto. Vabbè. Il pezzo suona nelle radio. Prendiamolo come se fosse pop. Se lo guardi col video è figo. È spettacolare. Se lo ascolti è bello il ritornello, perché anche il testo dice solo non ti serve il testo, devi andare al ritornello. È la canzone dell'estate di merda. Meno male che è estate di merda, siamo già quasi ad agosto e sta finendo. Per questo ti dicevo quando ascoltavo il testo, ma siamo sicuri che può andare in radio questa roba? Perché il testo è molto complesso. Ha una scrittura. Ha una scrittura. Una stesura del testo che. Sì, non è più da la canzoncina di merda di Howard, Paciel, cose da bimbo mio. È già più concettuale la scrittura. Dissing. Allora, raga, poi c'è da dire che non dicevano, ci si può incazzare una cosa del genere, non ti puoi neanche dire fa schifo, non fa, perché sì, questa è fatta bene. Ma poi i rapper duri e crudi che dicono razionalmente, ma tu non fai pop hardcore depressive che sei tutto tu, cazzo te ne frega di Rovazzi che fa le canzoncine. Uno Rovazzi da merda, sì, vabbè, però è coscientemente merda. Cioè, generi di merda fatti bene, con cognizione di causa, come questo, che è un genere commerciale, quindi per definizione, definito da chi, va massacrato, però è fatto bene. E gente che vuole fare gli alternativi, sto cazzo, che fanno merda. Gente che prova da alternativo, da underground, a fare la roba commerciale, viene di merda. Però ha il background, quindi non gli puoi dire mai niente. Io adesso ti faccio un parallelismo. Prendiamo Canaglia di Draftcold e prendi questo pezzo. Esatto. Come fai a dire che quello di Draftcold è meglio di questo? Esatto. E il trapper che vuole fare la cosa commerciale per andare su tutte le radio a tutte le ore, avere un pubblico dai 6 ai 60 anni, non è commerciale perché la novità è wave e parla della droga. Due parole, della non droga. È neanche un testo sensato. Capito. Questo è un testo sensato, una produzione di Cristo. Ripeto, lasciamo fuori il video. Lasciamo fuori il video perché non. Video un film, va bene. No, raga, cioè, di cosa parliamo? Quanto si è ammalignato Massimo Boldi? Botto! Per me è diventato proprio. Sei un gremlin! Non vogliamo denunce da nessuno. Vabbè, ma se non si può dire niente, meno male che siamo in uno stato libero.